Ecco, come ricordavo prima, l'intervento di Guido Torrielli non c'è, quindi saltiamo direttamente all'intervento successivo. Qui abbiamo tre relatori, Stefano Longoni, Dario Petri e Alessandro Ferrero. Prego di accomodarsi. Bene, il titolo è misura, raccolta, presentazione, analisi, dati remotizzati e distribuita dei consumi energetici. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Ferrero, dei tre relatori sono quello che è estratto la pagliuzza più corta, ovviamente, quindi sono qua a presentare il lavoro. Vi presentiamo un progetto, non è ancora del tutto realizzato, direi in avanzata fase di realizzazione, che vede la collaborazione tra ESA Energia, Politecnico di Milano e Università di Trento. Allora, perché questo progetto? Ovviamente nasce da esigenze di cui abbiamo già abbondantemente sentito parlare di tenere sotto controllo i consumi in ambito industriale. Qui prevalentemente ci focalizziamo sugli impianti di bassa tensione, quindi impianti diciamo medi piccoli impianti industriali, mettiamola così, dove però ci sono sempre tante e possono esserci tante macchine operatrici, ci possono essere tanti diversi consumi che è opportuno tenere sotto controllo in generale per tenere sotto controllo una importante voce di costo della produzione. Aspetti che richiedono un sistema, diciamo così, intelligente che sia in grado di utilizzare questi consumi anche per una sorta di controllo attivo dei consumi, per esempio è quello del cosiddetto peak shaving, cioè poter, se possibile, valutando i consumi, dinamicamente spostare alcune parti della produzione in tempi in cui, per esempio, non avrei un supero di potenza massima contrattuale, quindi evitare penalizzazioni e tutto questo. Adesso Fonte ISA dice che si può arrivare ad un risparmio fino al 15%. Dati statistici, prendeteli per quelli che per quello che valgono, però certamente un risparmio c'è. Un altro motivo, ovviamente, è quello di tenere sotto controllo la fattura dell'energia elettrica, con un'attenzione: qui non è tanto un problema di sapere cosa andrò a spendere il mese prossimo, non so se lo sapete, ma succede, ahimè, sempre più spesso, io solo nell'ultimo anno sono venuto a conoscenza di 5 casi, di guasti non ovviamente del cliente, guasti che sono di Enel Distribuzione, guasti sul sistema di misura, per cui un TA è rimasto scollegato, un display non va più, eccetera, eccetera. Il fornitore se ne accorge mediamente dopo 5 o 10 anni che il guasto è successo, almeno questo è quello che ho verificato, dopodiché vi fa una di quelle ricostruzioni dei consumi che fanno accapponare la pelle, perché uno si trova da bollette dell'ordine capitato del 1.000.000 e passa di euro da saldare, cosa che di solito non fa piacere. Avere la possibilità di tenere i consumi sotto controllo, anche sotto questo aspetto, permette di accorgersi in tempo di queste anomalie. Ora, io sono sufficientemente pessimista o realista, se preferite, per dire che certamente non andrete a convincere l'Enel che la ricostruzione che fate voi sulla base di questi dati è migliore di quella che fa lei sulla base di dati che non ha, ma almeno vi permette di capire in tempo, cioè nell'arco di 1-2 mesi, che c'è qualcosa che non va, fare un colpo di telefono e dire: ehi, venite a vedere cosa succede in cabina, perché a me non tornano le cose. E almeno la ricostruzione è fatta su 2 mesi ed è certamente più attendibile che una fatta su 5 anni. Quindi il sistema che proponiamo ha proprio innanzitutto questo scopo: monitorare i consumi, monitorare anche l'energia consumata per un aspetto, ripeto, di tipo anche economico, anche di controllo dei consumi, anche di, se volete, diagnosi, sia sugli impianti sia sul sistema di fatturazione. Altro punto estremamente importante: io ritengo che oggi un contatore di energia o uno strumento di misura dell'energia, meglio, non possa
che sia poi intelligente o stupido, è un altro paio di maniche, ma non si può limitare ai soli consumi di energia, cioè kilowattora e basta. Perché? Perché ci sono altri fattori che influenzano i consumi e sono quelli di cosiddetta power quality, cioè la qualità dell'energia. Ora, abbiamo, adesso qui ci sono un po' di figure, che fotografie che vedete, ma insomma il numero di carichi che sono distorcenti, che quindi creano dei problemi di power quality, è sempre più in aumento. Se volete, un pessimista vi direbbe che invece i carichi lineari stanno per scomparire dalle reti, e questo è un dato di fatto, è una conseguenza del voler essere più efficienti. Si usa sempre di più l'elettronica. Questo ha un impatto sui consumi, perché forme d'onda distorte certamente portano a un lieve, è vero, aumento dei consumi, ma insomma il lieve, quando si vuole risparmiare, conta anche questo, ma ancora di più porta ad un invecchiamento precoce delle apparecchiature. Precoce non vuol dire che si guastano dopo 6 mesi che sono in funzione perché c'è un po' di armoniche che girano in rete, ma magari se avete previsto un piano di ammortamento di 20 anni, dopo 15 o 16 magari qualcosa comincia a guastarsi. Perché? Perché ci sono forti distorsioni. Allora, poterle monitorare, poter vedere anche all'interno del proprio impianto chi le causa, non è male se si riesce a farlo, e noi ci stiamo provando. Quindi cerchiamo, avendo un sistema qui sì intelligente perché basato su una elaborazione numerica di segnali, essenzialmente di poter compiere anche una analisi, magari non in tempo reale in questo caso, ma poter fare un'analisi di power quality e di fenomeni che possono impattare sui consumi energetici. Allora, cosa proponiamo? Lo schema di principio ovviamente è questo, è forse ovvio, potrebbe non... difficilmente può essere diverso, avere una rete di sensori, quindi una rete di meter, di oggetti che messi dove serve, cioè dove si vuole controllare il consumo, quindi nel quadro, bordo macchina, adesso dipende poi dalle esigenze della singola utenza, sono in grado di acquisire i segnali tensione e corrente, fare immediatamente una misura di energia, di quanto di energia quantomeno, e trasmettere questa misura, e quando servono gli interi segnali, l'intero segnale acquisito per un determinato intervallo d'osservazione, a un posto centrale, quindi dei concentratori. Il sistema di comunicazione è in fase di studio, stiamo cercando di renderlo il più flessibile possibile, cioè tale per cui si possa andare su diversi supporti trasmissivi, certamente che possano autoconfigurarsi, e poi un server accessibile da remoto per poter rendere disponibili in remoto a chi di dovere tutti i dati che sono stati acquisiti, e eventualmente poter fare delle interrogazioni per poter poi fare alcune misure specifiche offline che servono. Le caratteristiche principali, quindi meter per ogni macchinario o gruppi di macchinari, concentratore di dati, connessione essenzialmente wireless, ma anche qui va valutato perché gli ambienti industriali possono essere inquinati, un wireless potrebbe non essere la soluzione migliore, potrebbe pensare a un PLC, qualcosa di questo genere, ma comunque la possibilità di autoconfigurarsi e poi poter andare al concentratore. Sono sistemi di misura, bisogna ragionare di accuratezza, se preferite di incertezza. Un risultato di misura proposto senza tener conto dell'incertezza non ha senso, quindi cerchiamo di garantire, lo vedremo fra un attimo, valori di incertezza di misura che siano al top di quello che si può fare, ampi range di misura, diciamo da qualche kilowatt a decine di kilowatt, se volete corrente da qualche ampere a circa un centinaio di ampere, funzioni aggiuntive di cui ho parlato, e soprattutto cercare di contenere i costi, perché ci rendiamo conto che una struttura di questo genere non ha senso, non sarebbe sostenibile, visto che anche prima si parlava di sostenibilità, con costi troppo elevati. Quindi
Allora, sistema, la parte, diciamo, meter, cioè la parte di oggetto, di sensore, è questo, sensore di tensione corrente, possibilmente a larga banda, lo vediamo fra un attimo, un digitalizzatore, una unità di elaborazione e dispositivo di trasmissione verso il concentratore. Quindi particolare attenzione l'abbiamo posta sul trasduttore, perché i trasduttori sono se volete, i veri responsabili di quella che è poi l'incertezza di misura. Una volta che digitalizzatori o convertitori AD, adesso se ne trovano da 12-16 bit a costi estremamente contenuti, quindi l'impatto sulla accuratezza è certamente quasi trascurabile rispetto a quello che danno i trasduttori, il problema è averli a larga banda, perché se si vuole fare anche un minimo di analisi di power quality bisogna poter ragionare anche su armoniche, quindi su frequenze che non sono solo quella di rete, e sappiamo bene, adesso lo vediamo fra un attimo, che i tradizionali trasduttori invece sono abbastanza limitati, hanno un'ottima accuratezza ma con una banda decisamente stretta, mentre qui vorremmo arrivare almeno fino alla 50ª armonica, così siamo anche quasi compliant con le ISI della serie 61000 sulla power quality. Non usiamo ovviamente trasduttori tradizionali, quindi trasduttori elettromagnetici classici TI e TV, perché non sono adeguati essenzialmente, come dicevo, per la banda, per effetto essenzialmente della presenza di un nucleo ferromagnetico e delle sue non linearità. Ecco, la cosa importante su cui volevo invece portare la vostra attenzione è che noi garantiamo l'accuratezza di misura del sistema, inclusi i trasduttori, cosa che raramente si vede fare. Nella gran parte degli strumenti, anche strumenti di qualità, power analyzer, che abbiamo valutato, abbiamo guardato, l'accuratezza è data, è bella, è buona, per carità, tanto di cappello. Peccato che poi ci sia una noticina, questa è a valle dei trasduttori. TI e TV ce li mettete voi, cavoli vostri, poi sulla accuratezza che riuscite ad ottenere. E questa, personalmente ritengo, quindi questa è un'opinione mia personale, prendetela per quello che vale, ma questo è un problema della normativa. La normativa in questo momento sui misuratori di energia trascura bellamente i trasduttori, a cominciare dalla MID, tanto decantata MID, c'è un paragrafetto che dice ci sono anche i trasduttori, però noi non ne parliamo. Tutta la serie ISI sulla power quality, stessa cosa, ci sono anche i trasduttori, ma c'è una norma a parte, noi non ne parliamo, e quindi invece noi riteniamo che, essendo oltretutto la sorgente maggiore di incertezza, questi vadano tenuti in conto, e noi lo facciamo. Quindi le accuratezze, quando diciamo che vorremmo ottenere, e ci riusciamo, accuratezze migliori dell'1% nelle misure che facciamo, è perché poniamo particolare attenzione ai trasduttori. Concentratore, poche parole, sistema flessibile, costituita da diversi concentratori per ogni sottorete di emitter, quindi ciascuno gestirà fino a un massimo di 250 elementi, potrà gestire aperta come rete, per cui se ci fossero anche sensori di gas, acqua o comunque di altre grandezze, possono essere collegati sullo stesso concentratore, protocolli di comunicazione aperti verso i dispositivi di terze parti, quindi essenzialmente verso i server, per cui li vedete qua elencati: wireless, wifi, ethernet, zigbee, cablati, RS485, powerline, eccetera, quindi in modo tale che sia estremamente flessibile. Interfaccia accessibile da web per interfacciarsi col server esterno, e essenzialmente sistema non invasivo e autoconfigurante adatto ad impianti che sono già funzionanti. Io penso con questo di avere concluso, vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande siamo qua. Grazie.
Bene, ci sono domande, interventi? Ecco, una domanda, un microfono cortesemente, ecco, sta arrivando, grazie. Ecco, io le chiedevo un chiarimento su che tipologia di TA e TV usa, perché nella presentazione en passant ha detto non sono di tipo tradizionale. Non usiamo TA e TV, divisori partitori resistivi, shunt e dispositivi per isolarli. Partitori resistivi, shunt e? E dei dispositivi per isolarli in modo tale da garantire l'isolamento galvanico, cosa che in bassa tensione è possibile. No, se cortesemente gli interventi li facciamo col microfono, sennò poi la sala non sente, grazie. No, dicevo, sì, quindi si misura semplicemente la forma d'onda e poi c'è tutta l'elaborazione digitale. Si acquisiscono le forme d'onda, abbiamo, ecco una cosa che mi ero dimenticato di dire, era sulla slide, abbiamo sia la versione trifase che quella monofase, quindi nel caso del trifase tre correnti e tre tensioni, si acquisiscono le forme d'onda e poi tutta l'elaborazione è ovviamente digitale. Che è la tendenza in generale dell'ISI anche per tutte le misure, non solo in bassa tensione, anche in media tensione. Certo, solo che in bassa tensione si può, in questo momento la tecnologia è tale che consente di utilizzare soluzioni con appunto elementi passivi, quindi shunt e partitori divisori resistivi, e si riesce poi con l'elettronica a isolarsi adeguatamente dalla rete. Quando si va sul 20 kV allora bisogna usare diciamo trasformatori non tradizionali che però hanno un costo diverso, ecco, chiaro. Così. Bene, c'è ancora un altro intervento lì, abbiamo ancora qualche minuto, quindi va bene. Grazie, buongiorno. Parlando di costi, che fasce di prezzo, se non è una cosa riservata, vengono accettate dal mercato per analizzatori, vedevo basso costo, che vengono collocati nelle singole utenze, possiamo chiamarle macchine magari, sì, per avere una qualità, perché tutti chiedono qualità e poi ovviamente anche il prezzo molto basso. Sapete benissimo che non si può fare mettere insieme le due cose, ecco. Quindi si può darci, se possibile, una fascia di prezzo e di analisi, qualità di analisi, ecco, non so, settima armonica, cinquantesima armonica. Parlavo. Allora, sull'analisi vi rispondo io, sul prezzo però lascio la parola, io da universitario mi spiace, non mi occupo, no. Scherzo ovviamente, ma visto che c'è un progetto industriale, lascio che sia la responsabile del progetto a rispondervi. Sulla qualità, noi pensiamo di arrivare alla, come banda dello strumento, quindi banda passante, ai 2 kHz e mezzo, cioè la cinquantesima armonica. Questo per non avere problemi nella misura di energia, quindi se il segnale è distorto, anche fortemente distorto, l'energia viene misurata correttamente. Se l'energia viene misurata correttamente, significa che noi abbiamo digitalizzato correttamente i segnali, quindi abbiamo in memoria i segnali digitalizzati con l'accuratezza sufficiente, banda e accuratezza sufficiente, ripeto, garantiamo l'1% in questa fase iniziale, ma sono abbastanza ottimista che si possa ridurre e quindi non dico che mi sbilancio su uno 0,5%, però quasi sì, ecco. E questo, l'unica differenza che c'è rispetto all'analizzatore, al power analyzer tradizionale che lavora in real time, perché è uno strumento che fa solo quello, questo è uno strumento che nasce per un'analisi dei consumi. Quindi la misura di energia è in real time, perché questo è quello che fa. Le altre funzioni sono on demand, cioè lui avendo i segnali al proprio interno, on demand gli si può, diciamo, domandare su questa finestra che ha acquisito in questo momento, fammi l'analisi in power quality, quindi per esempio mi dà lo spettro, mi dà THD, mi dà tutte queste informazioni. Questo viene fatto, noi riteniamo che
non abbia senso un'analisi power quality in real time, perché poi alla fin fine o devo beccare un disturbo transitorio, ma è un altro paio di maniche, ma se ci focalizziamo, e lo si può fare questo peraltro, ma se ci focalizziamo sugli aspetti di distorsione, questa la faccio una volta ogni tanto quando ho bisogno di farlo, e allora non c'è bisogno di averla real time, perché le cose non cambiano così drammaticamente da un momento all'altro. Allora il sistema che ha dei margini, diciamo, di tempo in cui giustamente è lì che aspetta il dato che arrivi, quindi sta girando i pollici, lo occupiamo nel fare queste misure. E allora l'accuratezza è quella, ripeto, credo che si possa tranquillamente arrivare a parlare dell'1% come accuratezza anche nei componenti armonici fino alla 50ª armonica. La differenza rispetto ai power analyzer, e quindi che ci consente anche un costo ridotto, è quella che non gliela facciamo fare in real time, perché non è questo il compito principale di questo dispositivo. Sul costo però lascio la parola all'ingegnere Longoni. Come ha espresso il professor Ferrero nella presentazione, il sistema è composto di diversi elementi, e quindi diciamo che non so se la sua domanda riguardo al pezzo riguardasse solo l'elemento, diciamo così, di misura, il meter, che è quello poi nella versione wireless, che poi è quello che viene distribuito nell'impianto, sulle macchine, come diceva lei, e questo, avendo le funzionalità di meter e anche di acquisizione dei dati che servono poi per fare la distorsione armonica, per fare l'analisi in frequenza, ha delle caratteristiche appunto di power analyzer on demand, come diceva adesso Ferrero, in un certo senso. L'obiettivo è quello di tenere il costo più basso possibile, proprio per permettere una diffusione sull'impianto il più capillare possibile, che è il senso di avere un dispositivo che è un elemento di sensoristica di corrente e tensione, per poi raccogliere tutti i dati a livello di un concentratore. Quindi il sensore in quanto tale dovrà costare pochissimo, poi bisogna capire quant'è il pochissimo rispetto a quello che è invece la disponibilità sul mercato dei meter che sono in questo momento a disposizione. Chiaramente, avendo la possibilità di avere anche l'interfaccia radio, il costo deve tener conto anche di questo elemento. Quindi ci sarà, come dire, diverse tipologie di meter, quello che magari avrà l'interfaccia 485 Modbus tradizionale, l'interfaccia radio, l'interfaccia PLC. Comunque siamo intorno di centinaio di euro o di un paio di centinaio di euro per il singolo meter. Il concentratore, avendo anche questo, la possibilità di avere sia dalla parte dei dispositivi di misura diverse interfacce, e poi dalla parte, diciamo così, del server, dell'accessibilità da remoto, possibilità di avere diverse opzioni che possono essere il wifi, possono essere il ZigBee, l'Ethernet normale o anche GSM 3G, anche questo sarà un elemento, come dire, con diverse opzioni, ma sempre nella fascia di dispositivi che devono essere di larga diffusione e quindi di costo contenuto. Ecco, siamo sempre intorno a qualche centinaio di euro. Bene, altrimenti il gioco non vale la candela. Però. Deve valere la candela il gioco, sennò non abbiamo fatto niente. Bene, altri interventi non ce ne sono. Bene, allora ringrazio i relatori. Grazie. Prego, di accomodarsi. Grazie ancora.